popolo. Sì, ho capito, ma la lettura del Nuovo Testamento, quando è presente, ma che la figura di Gesù. Va bene, ma chiaro, non so, sono qui per dire chi è Gesù Cristo. Ma tu non, no, però tu non puoi imporre a un testo che parla l'ebraismo, dell'ebraismo e di che cos'è la categoria della salvezza del protestamentare e le categorie che all'epoca. Sì, io ti dico, stiamo ragionando nel compimento di queste profezie che fino ad allora si continua a dire che non erano arrivate. Allora, il cristianesimo dice, ci siamo, finalmente è arrivata il compimento della profezia di Geremia e di Ezechiele. Il fatto stesso che ti scrivono questi testi, lasciandoti intendere che in lui si compie esattamente questo nuovo chip interiore che fino ad allora mai si era dato, mi fa capire che Gesù Cristo diventa la realizzazione di questa profezia. Non sono io a dirlo, mi sembra forse. Ok, ma allora se fosse così, quindi se noi siamo salvati dal fatto che Gesù Cristo è il compimento dell'uomo dal cuore nuovo con il chip giusto di Geremia, che motivo c'è di costruire una chiesa che ti dice che non basta l'opera salvifica di Gesù Cristo, ma c'è bisogno della collaborazione umana? Che motivo c'è? Perché questo è stato il cristianesimo dal IV secolo in poi. No, caspita, no, non che motivo c'è. Da lì nasce il motivo esattamente per continuare questa esperienza che in lui si è dato e che si dà anche in me nella misura in cui ricevo il suo spirito. San Paolo dice questo, cioè grazie allo spirito, immedesimato, commosso con lui, commosso con lui. Cosa? Ma se magari non era Giacomo che diceva che la fede senza le opere non ha nessun senso. Se la fede non è espressa da delle opere conseguenziali a quello che uno crede, sì, ma sono sia Paolo che Giacomo prendono in evidenza una patologia in atto, ma noi invece l'abbiamo trasformata in un fondamento teorico quello. E invece prendono in atto tutte e due una patologia in atto, sia da una parte che dall'altra. E io continuo a sostenere che il vero giudaismo non ha mai sostenuto né una fede senza le opere, né anche una fede con le opere, perché non si dava la possibilità di dissociare queste due cose. Quando dici fede è inclusivo del discorso della prassi, perché qualsiasi cosa, qualsiasi azione relazionale, non c'è alcun problema, questo nessuno ha negato. La domanda è un'altra. La domanda è che non avete nessuna differenza. No, non avete differenze, sono come. No, la differenza è soprattutto costruisce le comprensioni. Io sto parlando da una visione spirituale della cosa. Perché il discorso. Scusi, io non ho ancora capito sto fatto. Cioè, se è il modello di fede di Cristo, che è quello che bisogna adottare per essere salvati, però palese che mica ce la facciamo. No, 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 perché se l'ha già compiuto non siamo salvi o non siamo salvi. No, non è che deve essere adottato il. Io sospendo il discorso della salvezza, perché tanto per cambiare, noi tiriamo sempre l'acqua al nostro mulino, perché ci interessa essere salvati. Ma prima di tutto. Prima di tutto, tu devi accogliere esattamente la relazione con lui, perché se salvezza cosa vuol dire? Aspetta, per l'ebreo salvezza vuol dire stare bene, per noi salvezza vuol dire avere la salute, tutte queste robe qua. E il Signore ti dice, allora, i tuoi peccati sono rimessi, mangi di domenica e dopo alzi, prendi tu le tucce, vai e tutto. Per cui mette assieme salvezza e salute. Oggi per la gente salvezza vuol dire salute. Mica vuol dire la salvezza che intendiamo noi, Allora, il fatto che ognuno tira acqua sul mulino, quindi è interessato alle sue cose, già il fatto di continuare a parlare di salvezza mi puzza già di bruciato rispetto all'azione di Gesù, il quale è venuto a donare uno stile innovativo, a come dire, riplasmare uno stile di rapporto con Dio. Dentro questa nuova relazione tu scopri la vita. Lasciamo stare la parola salvezza, utilizziamo la parola di San Giovanni, così è più chiaro, più vita. Allora, lì scopri la vita nuova, e la vita nuova la scopri in Gesù Cristo. È questa roba qui la salvezza. Tanto è vero che tu su questa terra puoi mangiare chiodi tutti i giorni e fare un'esperienza di vita nuova, se sei in Cristo. Ma puoi anche, come dire, puntare alla tua salvezza, eccetera, dicendo quello che vuoi dire, ma in definitiva non agganci la vita. Allora, utilizziamo la vera categoria biblica, che è esattamente la categoria della vita, perché salvezza è il Dio che ti salva rispetto agli attacchi di morte nella Bibbia, quindi è sta roba che non è altro. Allora, è la difesa della vita, è lo stare dalla parte della vita, è un Dio dei vivi.
non è difficile, è un Dio di salvatore, è un Dio di vivi, non di morti, e quindi vuol dire che noi dobbiamo trasformare anche la categoria della salvezza per spogliarla dal tirare acqua al nostro mulino con la vera categoria che è quella della vita. Gesù è venuto per questo, e non è un caso che la teologia giovannea punta su questo e ha poche parole di salvezza in senso stretto, ma guarda esattamente la vita nuova, la vita eterna, che la vivi già qui. Anche Paolo è mica diverso, dicendo, entrando in dialogo con le categorie del giudaismo, non a caso anche la soteria, anche nella lettera ai Romani, emerge al capitolo 5 in avanti, ma prima utilizza tutte le altre categorie, che sono quelle dei dibattiti di allora, intendiamoci, ma sono categorie relazionali del rapporto con Dio, che lui deve innovare. Come fa a innovarlo? Lo va a prendere da Abramo? Ma no, lo va a prendere da Gesù Cristo, e anche quando ti ha detto Abramo, continua ad insistere che mi plasma un Abramo alla maniera di Gesù Cristo. Cioè è una rilettura tipologica a parte post, perché l'Abramo è funzionale a Gesù Cristo. Alla fine del capitolo 4 viene fuori bene il fatto che allora nella misura in cui tu credi in un Dio che ha resuscitato Gesù, come anche Abramo ha creduto in un Dio che ha riportato alla vita. Ma dove, vi dicevo, Abramo ha creduto in un Dio che ha riportato alla vita? Chi? Se non che addirittura non c'è neanche il concetto di vita oltre la morte ai tempi di Abramo, che non c'è neanche nella Genesi, in tutta la Torah, vuol dire che c'è una rilettura della figura di Abramo, ma la puoi dare solo alla luce di Gesù Cristo, ma neanche nei testi del giudaismo che vi fate passare emerge questa cosa. Cioè Paolo riplasma le figure metrotestamentali alla luce della centralità cristologica, sei sempre lì, almeno io vedo questo. Sì, sì, ma il problema non è questo qua, il problema è l'eliminazione della categoria della salvezza che tu lo fai proprio qua. Allora, io prendo atto che quello che tu mi stai dicendo stasera è quello che dice il protestantesimo da 500 anni, perché la categoria della salvezza ora, della vita eterna, di Giovanni, di Paolo, del non utilizzare la salvezza per creare il suo mulino, il protestantesimo questo problema l'ha risolto dicendo: la salvezza avviene nell'azione di Gesù Cristo, nell'azione di Dio per noi, e non lo mette più in collegamento con ciò che noi facciamo, se non nella forma di dire ciò che tu fai e ciò che tu sei chiamato a fare, ma questa roba qui è sganciato dalla dimensione della salvezza. Però questa roba di puntare tutto sulla cercare di imitare l'opera di Gesù, e che in questo sia l'essenza, se ben capito, mi dà un senso di fare, fa io applicare, perché vuol dire che già mi toglie l'Emanuele. Io non ho bisogno di imitare una persona che è morta e che non c'è più. Dio è Emanuele, Dio è con noi, oggi, qui, costantemente. E quindi imitare un morto mi sembra di voler imitare un santo, che nella tradizione cattolica c'è molto, e che ridurre Gesù a un profeta da imitarsi, a un santo da imitarsi, e non più credere che Gesù invece è l'Emanuele, è Dio con noi, qui, costantemente, adesso, questa sera, c'è qui, Gesù, attraverso. Ma non è una cosa che tieni. Non è una cosa che lì io devo stare a vedere, una sorta di imitazione. È quello che ci fa fare le azioni senza bisogno di imitare. Questo è la seconda cosa, scusa, la seconda cosa che mi viene un'impressione, forse è che si incominci con questo discorso a fare le categorie. Io imito di più, quindi sono più fedele, quindi sono più credente, quindi sono più salvato. Il discepolo chi è? Io limito meno, sono meno credente. Ma non è il problema. C'è un problema di capire. No, adesso qualcosa avete parlato, avete pazienza a parlare. C'è questa sensazione di riportare a una classificazione di vari livelli di poter imitare Gesù, e il famoso discorso dei discepoli. Allora chi è il primo fra di noi? Chi è che è più vicino a te? Chi è che ti imita di più? Ed è lì lo schiaffo in faccia, è fortissimo. I primi saranno gli ultimi. Cosa diavolo vuol dire i primi saranno gli ultimi? Imitare Gesù. Vuol dire imitare Gesù. Ma che Gesù è? Dice Gesù. Però nel momento che io imito di più Gesù, divento il primo. Sono più salvato io, ho imitato di più Gesù, di colui che secondo me lo ha imitato meno. Perché se è un'imitazione di un modello,
e niente, la salvezza non è più gratuita, ma è l'indiazione di un modello, chi vive in vita meglio è più bravo ed è salvato di più. E beh, questa è una cosa che riesce a fare. Ma certo, ma chiaramente così. Se un modello è un modello, ma anche Teresa di Calcutta è più salvata di me. Questo è un problema, è un problema di chi mette la gara nell'imitazione e poi fa scaturire col premio finale. Ma quando, non so, Matteo Gocu dice, Gesù avvicinatosi, che è quello dell'Emanuele, Dio con noi, avvicinatosi disse loro, mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra, andate dunque e rendete discepoli tutte le nazioni, battezzando nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, e insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Capitolo 5 e 7 del discorso della montagna. Allora sta dicendo cosa vi ha comandato, cosa ha comandato esattamente quello di entrare nell'ottica del discepolato. Ecco, io sono l'Emanuele, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi il compito che ha affidato i discepoli è quello di insegnare a tutti gli altri a diventare discepoli, perché lui garantisce che è con loro fino alla fine del mondo. Allora è chiaro che dentro una prospettiva dell'essere primo Gesù sbarca da brutto che dice, io il re delle nazioni e il governo tutto, io sono stato in mezzo a voi come colui che serve, lo dice in Luca il discorso dell'ultima cena, quindi chi vuole essere il primo sia l'ultimo, io potevo farmi servire da voi perché sono il maestro, figuratevi, ho tutte le carte in regola, e invece io mi sono messo esattamente a servizio di tutti. Questa è la regola d'oro che Gesù ha insegnato ai discepoli per imitare. Guarda che più scomodo è imitare la maniera di Gesù piuttosto che dire ah no, a me non interessa, lo so, una scelta comoda, perché ti mette nella parte sempre scomoda, che è quella di essere ultimo, quella di essere chi serve di più, allora è più bravo, però. Ma questo è patologico, questo è patologico, però è umano, perché no, dire, è patologico, è umano, perché non è cristologico, è per quello che dico che non dovrei imitare. La mia esperienza personale, tutte le volte io ho cercato di imitare Gesù, cioè lo facevo pensando, ho combinato dei gran casini di cui posso solo rovinarmi. Nel momento in cui ho amato veramente il prossimo, in quel momento non ho avuto bisogno di imitare niente. Ma perché la seconda volta che hai iniziato Ma no, perché non ci ho nemmeno pensato. Non ci devi pensare. Cioè, io non riesco. Non è una questione di imitare, è proprio una questione di essere. Allora, utilizziamo un'altra parola, perché imitare ho capito che porta fuori strada. Vogliamo utilizzare la parola discepolo, è più facile, forse più chiaro per tutti. Allora, ve la sentite di non essere discepoli di Gesù? Vi va bene? Perché voi state dicendo questo. Cioè, se non siete bene non imitarlo, vuol dire bene non essere discepoli. Perché per me imitarlo vuol dire essere discepolo, vuol dire un'altra roba. Se vi dà fastidio la parola imitare, utilizziamo la parola evangelica di San Prezzo, essere suo discepolo. Ditemi se vi dà fastidio essere suo discepolo. Dà fastidio essere suo discepolo vuol dire che lasciate stare e seguirlo, o no? Non è così? Sì, sì. È contraddicendomi? No, non è questo il problema. Ma come non è questo il problema? Stiamo dibattendo da mezz'ora e non è questo il problema. Questo non è il problema, io te lo sto dicendo da un'ora e mezza, ma e qual è il problema? Il problema è che tu, secondo me, in maniera arbitraria, continui a tenere a voler tenere insieme questa roba, risolvendolo tutto nella questione della sequela. Ma infatti, le cose non sono riducibili, ma io non ho la pretesa di farlo. Io non voglio, perché io mi tengo la mia posizione. Lui pretende di dirmi che le due posizioni possono stare insieme. Allora, io ti ripeto questa cosa qua, secondo me il punto è, non si può tenere questa roba qua della sequela, della discepolato, del modello, eccetera, separato da una categoria biblica che non ci inventiamo noi come patologia. Perché non è una questione di umana patologia, non è che i discepoli sono patologizzati da qualcosa o il giudaismo ha una patologia. La categoria della salvezza inerisce alla Bibbia, nel senso che ha a che fare nel rapporto tra Dio e il suo popolo, e non il suo divino. Allora, non sto dicendo di no, esatto. Ma il problema è dal modo in cui vengono articolate la categoria della salvezza e quelle della sequela, discepolato, chiamiamola come preferiamo, si vendono fuori due modelli di costruzione ecclesiastica e gestione della cosa diversi. Allora, secondo me, quello lì è il nocciolo. Secondo tu questa cosa la salvezza invece non sembra che te la stai tenendo fuori perché non la nomini e non la metti in articolazione con questa roba qua, l'hai fatto all'inizio, io l'ho capito in un modo, se non è così,
tanto di guadagnato, io vi dico benissimo, stai assumendo una posizione assolutamente protestante e assunta nelle conseguenze. Se invece è come ho capito io all'inizio, cioè dire c'è un credere in Gesù la cui fede ci salva, ma il mio credere in Gesù si esplicita in un qualche cosa che io atto, e questo qualcosa che io atto determina il mio essere o meno salvato, io ti dico, questo è estremamente cattolico, quindi va bene, non è quello che penso io, ma non sono due robe conciliabili o in qualche modo diverso prima. Preciso bene quello che intendo, io dico che è l'esperienza di Gesù che è fondativa, la misura in cui io decido di seguirlo come discepolo, cerco di seguirlo il più possibile, di ascoltare la sua parola, di vedere quello che lui fa e di seguirlo, se mi è chiesto, fino a dove è arrivato lui, cioè fino alla morte, ed è la categoria del martirio. Questo è lo standard. Dentro questa cosa qua io colloco esattamente la mia esperienza di fede. Stop, non è altro. Allora, in questo, per cui non sono capace di dire, guardando Gesù, se la mia fede ha dentro quel quoziente di opere o non ce le ha. È esattamente quello che cerco di fare, conoscendo sempre di più quello che ha fatto Gesù. Ma cos'è che ti salva? Questo non è detto. Dio mi salva, non cos'è. In che modo? Il soggetto. Come ha salvato il figlio suo? Stessa maniera. Nella misura in cui io mi fido, come lui si è fidato dell'Allah, allora io sono salvato. Diversamente non lo sono. Allora per fede. Allora basta. Non possiamo dire fede. Non c'è una fede. Per fede, che vuol dire operare alla grande, mica stare a far girare i pollici. Cioè, vuol dire operare alla grande determina o meno. Ma c'è, ma fino a quando non sai che sarà. C'è una sapienza per fede e per opere. Perché dal tuo punto di vista c'è un Gesù che ha operato fino alla fine. Ma io non è uno sbaglio, vuol dire se non posso. Non è quello che pensi a lui, dalle cose che lo dice. Non è quello che aspetta, scusami, se tu dici che lui ha sbagliato, che cosa ha sbagliato? Aspetta, no, io non dico che lui ha sbagliato, sto dicendo che è una cosa. A dire che tu non hai sbagliato e tu mi dici che tu mi dici che noi diciamo la stessa cosa. Non è vero, così. Allora, se ti sbagli, è una cosa diversa. È giusto, Costantino, tu non puoi dire che lui sbaglia e lui dire che tu hai detto così. Non è una questione di sbagliare, è una questione di posizione diverse. E che io non sto dicendo la stessa cosa. No, Costantino, non è questo. Per favore, un attimo, c'è la ragione. Stiamo parlando di Gesù. Come state a dire che state dicendo di Gesù? Posso rispondere io dopo finire la domanda? Davide, allora. Costantino è per la riconciliazione. Benissimo, allora, le domande sono, non è una questione di dire uno sbaglio o un altro, ci sono due posizioni diverse. Certo. E io rispondo non a lui, rispondo a te che dice che stiamo dicendo la stessa cosa, ti dico non è vero. Non è vero. Dal punto tuo di vista però. Sì, però non è... Noi non pensiamo alla stessa cosa, non crediamo alla stessa cosa e non stiamo dicendo la stessa cosa. Questo lo vedi tu. Allora, ma quando parli e dici una cosa, e lui dice un'altra. E io la capisco differente da come la pensi tu, che questo la dici. È un tuo problema. E questo è il problema. Allora? Sì. L'hanno eliminato. Dice che ognuno, Dio giudicherà uno secondo il suo proprio nella lettera. Questo come c'è in tutta la Bibbia, anche Corinzi, anche Galli, no, ma questa roba qua vuol dire. Ma certo che c'è un giudizio, ma non sulla persona che ha a che fare con la tua salvezza. Il giudizio su quello che tu fai, l'esempio per esempio del fuoco. Allora, il fuoco funziona bene come test, io verifico le persone. Il giudizio sull'azione è sganciato dal giudizio sulla persona, nella testa di Paolo e in qualche modo anche sulla valutazione di Gesù. Cioè, io posso essere uno che fa il male, ma posso essere salvato e perdonato. Io sono peccatore perdonato allo stesso tempo. Ma cosa dipende da Dio? Come si intende? Io sono. Se voi volete essere peccatori non perdonati, assumete delle cose. Non lo so io, non lo so. Santino, ma io mi sto interrompendo, mi preparo. È 11:30, se lo vogliamo finire non mi interrompo in 2 secondi, perché sto rispondendo. Attenzione, posso? Non finisce mai. Allora, dal mio punto di vista, la questione del giudizio sulle opere è da interpretare in questo modo. Non è un qualche cosa che ha a che fare, in ultima analisi, con la nostra questione che il testo biblico pone, chiamando la giustizia, del rapporto finale tra me e Dio, che ha a che fare con la salvezza.
Quando Gesù dice tu avrai giudicato il doppio, vuol dire che se tu avrai ucciso, se tu avrai fatto qualcosa, hai compiuto una trasgressione della legge. Il popolo di Israele trasgredisce in continuazione, pecca, adora altri dei, adora gli idoli, si rivolge ad altri culti, commette adulterio, sposa donne straniere, le fa tutte, da Abramo fino all'ultimo, al ritorno all'esilio, ciò nonostante è salvato. Allora, il giudizio sulla persona è scisso dal giudizio sulle azioni che le persone fanno, il che permette a me e a ciascuno di noi di continuare a poter dire che ci sono delle cose che non vanno bene, ma che ciò nonostante le persone vengono salvate, ma non perché fanno qualcosa. Non è che io mi salvo perché dopo che ho compiuto una pessima azione io dico oh, ops, ho sbagliato, non va bene. No, perché Gesù, ma questo non è diverso dall'ebraismo, la salvezza ci viene da Dio a prescindere, altrimenti non si spiega perché dopo il vitello d'oro questo popolo non è stato sterminato, ma gli è stata data l'altra legge e gli si è permesso di andare avanti. Non si capisce perché di fronte a tutte le mormorazioni e le polemiche del deserto la legge gli viene data lo stesso e gli viene data la terra promessa. No, questo è il senso che io interpreto, poi potrei trovarne altri. Io lo leggo così. Adesso lo dico a San Barbario, si dice nella religione cattolica che Gesù è stato mandato dal Padre per salvare l'umanità, con la sessuale parola, quindi tutta l'umanità. Sì. In effetti, però, siccome eravamo su San Paolo, San Paolo dice esplicitamente nel capitolo terzo: la giustizia di Dio si è manifestata, ve la leggo secondo la traduzione normale, attraverso la fede in Gesù Cristo verso tutti coloro che credono. Ti fa capire che la giustizia si manifesta verso coloro che credono, ma se uno non crede, ti fa capire che la giustizia di Dio non si manifesta. Cioè, che tutta l'umanità sia salvata dipende poi se tu raccogli la salvezza. Dio non ti obbliga mica a essere salvato. E tu non sei disposto ad accogliere la salvezza, non te lo puoi neanche. Allora, qui è che tutta l'umanità è salvata, ma poi c'è una relazione personale laddove uno accoglie o non accoglie la salvezza. Se uno la rifiuta, pazienza, cosa devi fare? Cioè non è che Dio va lì a obbligare uno. E allora, scusi, tutta questa discussione su cosa si va a no? No, la discussione è relativa a che cosa intendiamo, cioè del ruolo di Gesù Cristo nel dibattito di San Paolo. Il problema del non credente che noi abbiamo nella modernità, noi, nella Bibbia non c'è la categoria del non credente, e che a noi fa problema quando noi ci diciamo ma quindi chi non crede? Nella Bibbia non c'è chi non crede. Quando Paolo parla, le possibilità sono o credi a Yahweh, il tuo unico Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, o credi ai goim, cioè a sei nazioni, i pagani, i romani, gli greci, eccetera, ma a qualcosa credi, una religiosità la esprimi comunque. Quindi la categoria del fatto di dire ma il non credente, no, perché la possibilità sono solo due: o adori Yahweh o adori gli dei, o adori Gesù Cristo o adori Bacco e Giove, o peggio adori la statua di Cesare, cioè dell'impero che ti è stata messa lì. Quindi noi non dobbiamo imporre sul testo biblico un problema che il testo biblico non c'è. Noi abbiamo questa paranoia di dire oddio, chi non crede che fine farà? L'unico problema che Paolo si fa, che per similitudine è simile a questo, è quello con Israele. Cioè, siccome lui ritiene che la salvezza è in Gesù Cristo, dice ma tutti i miei fratelli ebrei che come me hanno visto la stessa cosa, hanno fatto eccetera eccetera, come mai loro non hanno creduto che Gesù di Nazareth fosse il Messia, ma l'ha creduto l'1% della popolazione di Israele e ha fatto l'altra volta? Lui dice, proprio perché io credo, lui Paolo, che voi siete salvati in Gesù Cristo, ma allo stesso tempo in Abramo sono benedette tutte le nazioni, la disubbidienza di Israele, che non ha creduto che il Messia fosse Gesù, permette ai cristiani di salvarsi, e la disubbidienza dei cristiani, che all'epoca non erano sotto Abramo, entrambi nella disubbidienza, quindi entrambi peccatori, cristiani e Israele, entrambi verranno salvati. Ma questo è quello che crede Paolo sulle due cose, che non ci immediatamente autorizza a pensare che lo stesso schema sia da applicare per forza nei confronti dei non credenti, perché tra i non credenti e l'ebraismo c'è ancora una bella differenza. Ma soprattutto però non ci permette neanche di fare quello che invece poi abbiamo fatto come cristiani, cioè dire che l'ebraismo non viene salvato, che è una perdizione, ma l'ammazzato di Gesù sono i primi peccatori. Questo no. Ma
ma adesso a parte la terza posizione dei non cristiani, dei non credenti, era proprio il fatto che mi sembrava molto chiaro, appunto, anche che Paolo diceva molto chiaramente che. Ma l'umanità è quella, però, non c'è un'umanità altra come la pensiamo noi, perché per noi l'umanità oggi.